comincio a stare nello stesso campo, ma c'è un aspetto che invece mi interessa moltissimo. Mi interessa moltissimo il fatto che proprio in Italia sia successo in 34 anni nel mondo del cinema alcuni avvenimenti, così ogni 3, 4, 5 anni, che sono successi soltanto in Italia. Cioè in Italia si è cominciati per prima a ragionare di cinema in rapporto alle immagini, cioè analizzare le immagini, cioè qual è il significato profondo delle immagini. Questo è accaduto dall'81 all'Aquila, al festival, agli incontri internazionali, sono durati 10 anni, questo è trasformato in un'accademia. I nostri colleghi giovani che fanno cinema saranno perduti, perché è una rivoluzione che ha tantissimo possibilità di sviluppo, ma che ha tantissimi pericoli. Ecco, noi in queste iniziative, Vittorio sempre nel 92 ha supportato, dato veramente anche l'idea a quello che è diventato il più grande festival contemporaneo di arte cinematografica nel senso visivo, che è il Festival Camera Image, che è qualcosa di assolutamente straordinario, che ogni anno si svolge in Polonia. Ecco, io nel 99 mi trovavo in quegli anni a Los Angeles, colsi l'occasione di organizzare in casa agli americani, insomma, un festival che loro non facevano, non esisteva, Palm Springs, creare questa idea di cinematografia. Questo ne ha due, Bob Fischer, che non c'è, Lorenzo Cotelli, a cui ti passo la parola. Mi scuso di Bob Fischer, non è potuto dire che ha un problema di salute alle gambe e non è potuto raggiungersi in Campidoglio, ma manda veramente il suo grande grazie a tutti quanti. Io ho avuto la fortuna di vedere una prima versione della grande lezione di 3 ore e passa nel montaggio e ho avuto la fortuna di chiudere il libro potendo citare nel mio breve testo introduttivo La grande bellezza che Luca Biazzi, che è autore della cinematografia di quel film, che era presentato nel libro, ma da un altro suo precedente film, Franco girato a Roma, e anche quello un'epopea, romanzo criminale, che vedo già in Grettaccio, un'epopea completamente in nero rispetto alla puntata epopea in multicolori della grandezza del ciclo. E comparo, faccio il paragone anche tra Luca Biazzi e altri direttori. Daniele, quando mi guarda così, vuol dire che già c'è un binario, come dire, preciso da seguire, un'idea di questi ragazzi dei figli. Devo dire che l'originalità, secondo me, si vede proprio in questo, nel fatto che loro, e per loro intendo questi grandi cinematografi, non solo sono assorbiti quotidianamente dal lavoro che devono svolgere sul set per la realizzazione di un film, ma riflettono anche su un modo diverso, produttivo, non più diretto, differente. E quindi quel libro, cioè questo che adesso ha messo in mostra Vittorio, colma questa lacuna. E quando uno cerca di fare qualcosa, in genere dal punto di vista editoriale, la prima domanda è: ma serve, c'è questa urgenza, ma se lo comprano, ma perché dobbiamo fare quel posto, c'è l'ordine di medico, no? E allora, invece questo libro si è imposto da sé, perché mai nessuno aveva a livello internazionale analizzato la storia del cinema. Ci ha voluto tanto, una forza incredibile, che è stato un lavoro veramente titanico. Reperire i 150 film, vederli, perché io ho fatto una sintesi in 30 secondi di ogni film e montando poi cose più eclatanti, anche fotograficamente più eclatanti, per cui alla fine è venuto fuori una specie di, secondo me, una videopedia, che ho dato questo nome strano, che è una specie di time lapse, di un'evoluzione della cinematografia. Cioè si fa anche col montaggio che io gli ho dato, perché ho dato un montaggio classico all'inizio, e man mano che i film diventavano più moderni, diventava sempre più veloce, fino a queste ultime immagini che sono meravigliose. E poi un grande grazie, lo devo a Francesco Gara, che anche lui, pazzo. La parola a Francesco Cara, che ha realizzato la musica del video per me. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio i maestri Sonario Danusi per questa collaborazione.
devo dire che quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, insomma, qualche dubbio c'è stato, proprio perché cercare di realizzare qualcosa di originale per restituire in parte comunque le emozioni che sono legate a queste immagini che hanno fatto la storia della cinematografia, diciamo che mi ha un po' messo in preoccupazione. Siamo davanti a un'ampia collezione di personaggi, di storie, situazioni diverse, realizzate in contesti spazio-temporali differenti. E la prima cosa che mi viene in mente di fare è cercare di spiegare quali sono i primi problemi che ho trovato, insomma, riscontrato nel accostarmi a questo lavoro. Innanzitutto, come realizzare qualcosa di, chiamiamolo, originale, senza comunque tradire il legame che c'è tra le musiche originali e a volte molto molto male. E come portare avanti il discorso musicale che al tempo stesso fosse organico alla metà delle immagini, ma che avesse almeno una forma autonoma. C'è il tecnico per controllare il sale, piacere. C'è l'audio? Grazie.